Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Jacopo. Ciao. Ciao. Abbiamo Jacopo Anti, il professionista stampatore, cioè stampatore di eccellenza, professionista. Grazie. Di bianco e nero. Sì. Cioè ti occupi solo di bianco e nero. Sì, mi occupo solo esclusivamente di fotografia in bianco e nero analogica. Mi occupo di sviluppo di negativi di qualunque genere, dimensione, stampe analogiche che arrivano fino al 50-60. Sì. Addirittura? Sì, non oltre, diciamo. Beh, sì, non si può fare anche oltre, ma adesso non lo faccio più. Sì. E, sia su carta baritata che su carta politenata. Certo. Ma scusa, Jacopo, tu quanti anni hai? Ho 46 anni. Cioè, però sei in piazza da molti anni, però. È vero, hai ragione, sono ormai proprio 20 anni che mi occupo proprio di questo lavoro. Sono 20 anni di camera oscura quest'anno, ho iniziato nel 2000. Ah, ok. Quindi, tu hai fatto scuola media, normale, cioè un giovane fanciullo di scuola media che si interessava, cioè tutto... Sì. Ma già eri appassionato di fotografia? Sì, 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 io sono diventato fotoamatore con la Cresima, se non sbaglio, mi avevano regalato. Che macchina fotografica? Una Minolta rossa, proprio questa, sì, una compatta. E da lì ho iniziato come fotoamatore, poi in realtà fatto studi normali, dopo le medie ho fatto il liceo scientifico, mi sono diplomato. Scientifico? Sì, maturità scientifica qua a Milano, mi sono nato a Milano. E poi dopo ho avuto questo coraggio di non iscrivermi in un'università di qualunque genere, ma finita la maturità scientifica mi sono iscritto a scuola professionale di fotografia. Quindi, perché volevi diventare fotografo? Volevo diventare un fotografo, se ho fatto questa scelta particolare, insomma. Certo. Sì. E quindi hai finito di studiare quanti anni? 2 anni? 3 anni? Ho studiato 3 anni fotografia professionale all'Istituto Italiano di Fotografia e all'Istituto Europeo di Design. Design, sì. Sì. Quindi eri già preparato come fotografo, quindi cioè, hai cominciato a fare la tua carriera come fotografo? Sì, ho iniziato così, ero convinto della mia scelta, quindi ho perseguito la carriera del fotografo di moda, era quello che volevo fare. Quindi, cioè, belle fanciulle, belle tanti soldi, jet set, tanta gloria, danese, sì, certo. Già mi vedevo. Sì. Ho iniziato quindi a fare questo, la procedura all'epoca era quella di fare i test nelle agenzie di moda, le modelle, di fare l'assistente a qualche fotografo prestigioso se possibile, iniziare a fare qualche lavoretto, e così ho fatto. Però poi in realtà mi sono accorto che non ero un fotografo. No. E solo facendolo uno sì. Si può accorgere che forse non è la propria strada quella che si è scelta. Però anche lì hai avuto un coraggio. Sì, 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 sì. Coraggio. Quindi io facendo ammettere. Mi riusciva, per carità, per cui ero effettivamente portato, ecco, certo. Ne ero quasi certo perché erano anni che fotografavo, certo. Buoni risultati, eccetera. Ma la professione in sé, quella non si è rivelata così felice, nel senso che eseguivo le richieste del cliente, ma non lo facevo con grande piacere, insomma, mi pesava un po'. E poi nel frattempo mi stavo appassionando a una fotografia di ricerca di bianco e nero, molto personale. Che cioè, scusa, però economicamente pessima scelta. Esatto, economicamente era stata una pessima scelta, questo lo sapevo già, quindi ho detto basta, mollo la fotografia e faccio dei lavori normali. Cioè lavori normali, cioè in che senso? Faccio dei lavori normali, mi sono messo a vendere appartamenti, no. Avevo la maturità scientifica, non potevo andare a fare certo. Manager o non so cosa, quindi il venditore potevo fare, quello certo. L'ho fatto, perché era un'altra mia inclinazione, era quella del rapporto col pubblico, certo. Eccetera, quindi mi presentavo bene, eccetera.
e quindi ho venduto appartamenti con un certo successo qui a Milano, poi ho venduto automobili, sì, anche lì divertentissimo, guadagnavo bene e con i soldi guadagnati ero indipendente e facevo fotografie in bianco e nero con la mia asset, cioè ottimo cliente, cioè danaroso, appassionato, esatto. E che compra Hasselblad, esatto. Frequentavo questo laboratorio fotografico bianco e nero come cliente, affittavo i miei negativi, questi stampavano le mie baritate, me le guardavo a casa, ero contento così. E certo, certo. Sì. Sì. E poi, cioè, cos'è stato, cioè, proprio un momento cioè, importante di cambiamento? Perché, sì, allora, da lì, venditore di auto di lusso, sì, e diventare di nuovo, diciamo, stampatore, sì, ci deve essere stato, esatto, qualche, sì, importante, sì, elemento. Sì, quindi c'è stata questa interruzione di 4 anni circa in cui mi sono occupato di questi lavori e poi c'è stata una telefonata, che non dimenticherò mai, dove uno di questi soci del laboratorio che io frequentavo come cliente, che mi conosceva da anni e anni perché ero cliente anche da studente, eccetera, mi telefona e mi dice: Jacopo, io me ne voglio andare, qui ci sono, c'è un altro socio che rimane, se vuoi puoi rilevare le mie quote e diventi tu socio, puoi lavorare perché ti conosciamo, eri bravissimo, sei bravissimo. Ah, quindi già, cioè, sapevi stampare? O... No, avevo delle esperienze di stampa come studente, ma non avevo mai stampato a livello professionale, mentre avevo una certa preparazione come fotografo, tecnica, eccetera. Ecco, quindi mi sono imbarcato, ho accettato questa proposta, ho rilevato. Un'altra scelta sbagliata. Sì. Cioè, oltre che hai mollato fotografo di moda, no? Sì, che potevi fare una grande carriera, sì, e poi il venditore di auto di lusso, sì, che potevi guadagnare tanto, e cioè vai a diciamo fare stampatore in, esatto, bianco e nero, esatto, che risale nel 2000. Eravamo nel 2000. 2000. Nel 2000. Momento che andava giù di picco. Sì, 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 sì. Nel 99 è arrivata la telefonata, ci siamo messi d'accordo e proprio a gennaio del 2000 sono entrato in questo laboratorio come socio, incapace di lavorare chiaramente perché non avevo mai avuto esperienza, certo, di stampa seria. E quindi niente, mi sono messo giù e ho cercato di imparare il più possibile dal socio rimasto, che era più anziano di me chiaramente, e con una certa esperienza, e poi durante il weekend mi chiudevo dentro e facevo i miei esperimenti per cercare di capire come funzionavano le gradazioni, gli sviluppi e tutto il resto. E piano piano mi sono messo in carreggiata, ecco. Poi pochissimo tempo dopo ho iniziato a insegnare perché mi hanno contattato le scuole che avevo frequentato poco prima, alcuni anni prima, perché avevano bisogno di un docente di linguaggio del bianco e nero, di analogico, di tecnica, perché era ancora prevista all'epoca la parte analogica in una scuola, e quindi segnavo, stampavo, ho imparato tantissime cose e in questo laboratorio sono rimasto 7 anni, quindi dal 2000 al 2007. Quindi 7 anni di grande esperienza, sì, come, sì, professionista, sì, lì, sì, hai approfondito, hai raffinato la tecnica. Sì, diciamo che ho impostato la tecnica, sono arrivato a un certo livello e poi ho soprattutto anche imparato il tra virgolette il business del laboratorio, ecco. Certo. Comunque era un'epoca abbastanza difficile perché era ormai arrivato il digitale anche a livello professionale, certo, quindi vedevamo di anno in anno calare la clientela professionale. Beh, che avevamo, sì, certo, però io capivo che c'era qualcosa di buono in quel mestiere, in quell'attività, e soprattutto capivo che ero molto portato, ecco.
Certo, no, questo è importante. Avevo sempre piacere di andare a lavorare, avevo riconosciuto questo, cioè era proprio quello che faceva per me quel genere di lavoro. Nel 2007? Nel 2007 mollo tutto il laboratorio al socio, che poi dopo un annetto ha chiuso per fallimento, e io apro invece in via Solari un laboratorio molto più piccolo, fatto su misura per me, per le mie esigenze, fatto su misura per la crisi che c'era in quell'epoca, quindi un piccolo laboratorio che si mantiene con poco sborso economico, ma con degli spazi adeguati, anche ampliabili, e inizio questa nuova avventura da solo, completamente solo. Quindi, 13 anni or sono, sì, che 13 da solo anni cammini, sì, senza problemi. Sì, 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 che... ed è stato un miracolo perché io non mi aspettavo, tra virgolette, un successo di questo genere, quindi ero preparato a occuparmi di cornici, di passepartout, di servizi correlati per cercare di pagare debiti e spese. Invece nel giro di 1 o 2 anni sono entrato subito a regime, ho avuto tantissimi clienti che neanche conoscevo che mi sono venuti a quindi recuperare. Hai appena aperto questo, diciamo, il tuo ufficio, laboratorio, hai subito cominciato a lavorare. Sì, 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 sì. E sempre, poi io vedo da esterno, cioè sempre più frequente che parlino di te. Sì, sì, bene. Sì. Sempre più spesso sentiamo, beh sì, perché comunque noi vendiamo macchina fotografica, certo, e quindi cioè, certo, gente che, beh sì, cioè, me l'ha stampato Jacopo, cioè, sono contento, cioè, questo tipo di feedback noi riceviamo veramente tantissimo. Bene. E sempre di più, certo, sempre di più, dal momento che è arrivato mio carissimo amico, siamo diventati amici, che mi dice: mi ha aiutato Jacopo a scegliere anche le fotografie, cioè hai fatto foto editor, sì, sì, che lui era molto grato anche di lavoro che hai svolto anche, no? Sì. Cioè, quindi questa era una voce anche nuova che è arrivata. Cioè, questo è anche è molto interessante per me, che un stampatore, in effetti, allora, stampatore non diventa come fotografo, è un mestiere, stampatore nasce. Stampatore è come se non ha, diciamo, una inclinazione e una dote particolare, non può diventare stampatore di eccellenza. Come anche pianista, cioè basta studiare 10 anni, cioè comincia a suonare anche sonata di Beethoven, quello che è, però sì, da lì a interpretare, esibire, cioè far, diciamo, piangere di emozione ad ascoltatore, e c'è una differenza abissale. È vero, il mio è un lavoro molto difficile. Io appunto ho vissuto una fase che era la fase iniziale, dove mi concentravo soprattutto sulla tecnica di stampa, quindi la scelta della chimica, l'assetto dell'ingranditore, le mascherature, le bruciature, i filtri di contrasto. Dopo un po', quando questo argomento si acquisisce, si esaurisce, entrano in gioco altre cose, che sono le cose che io sto continuando a studiare anche oggi, che invece è il linguaggio della fotografia, esatto, il linguaggio del bianco e nero e la regia, io la chiamo regia, è la regia dell'immagine, la regia della stampa che si mette su carta, quindi le modifiche da fare, evidenziare determinate cose, nasconderne altre, guidare lo sguardo all'interno dell'immagine, anche la scelta dell'atmosfera, perché alcuni non sanno che lo stampatore ha in mano molto del destino di una, sì, di una fotografia, certo, perché soprattutto nel bianco e nero c'è una tale manovrabilità dell'atmosfera, dell'assetto della stampa, che se proprio puoi fare da un negativo 5 stampe corrette, diverse una dall'altra. Certo. Il problema è trovare quella delle 5 che è veramente quella giusta per il negativo, quella giusta per l'artista e quella giusta per lo stampatore, perché anche
anche, certo, anche chi esegue la stampa ha il suo peso nella scelta. In effetti il fotografo è difficile che cambi stampatore, perché per il fotografo il stampatore è una, diciamo, un braccio destro, un complice, un socio, sì, che aiuta. Perché poi dopo un anno, due anni, tre anni che lavori insieme, tu cominci a capire il gusto di fotografo, certo, no? Certo. E quindi sì, allora mio stampatore è, cioè, molto bravo, e allora, cioè, preparo io un negativo come si deve, dopodiché ci pensa lui. È vero. No? È vero. E spesso, cioè, senti, cioè, fammi questo HC110 diluito perché c'era troppo contrasto, cioè è un discorso molto di complicità, come ho detto, ad avere con un stampatore, e è una cosa, è un tesoro davvero, è importantissimo. Sì. E quindi trovare qualcuno che capisce quello che desidero io è una cosa che diventa facile anche lavorare. È vero, tu dici fotografo, però attenzione, perché la maggior parte dei miei clienti sono fotoamatori. Sì. Io ho tutta una categoria di professionisti e grossi professionisti, ma ho anche moltissimi fotoamatori, e sono quelli che, tra virgolette, mi appassionano di più nel mio lavoro. Eh beh, sì. Perché nell'amatore senti una passione, una voglia di scoprire, una voglia di imparare, una voglia di confrontarsi, che addirittura è superiore ad alcuni fotografi che ormai danno un po' tutto per scontato. Eh beh, allora, il fotografo deve comunque pensare economia, mentre il fotoamatore deve approfondire il discorso, perché alla fine una stampa, come io credo, una stampa che soddisfa pienamente non ha prezzo. Sì, io non, cioè, noi, anch'io sono un semplice fotoamatore, cioè costa 40 euro, 30 euro, 100 euro, 200 euro, cioè non ha nessuna importanza. L'importante è ad avere una stampa che mi soddisfi pienamente. Certo, sì, certo. Perché non devo vendere, cioè faccio per me, cioè esatto, non faccio per gli altri, mentre i fotografi devono comunque tenere conto anche del committente, come tu non eri diciamo soddisfatta al suo tempo, cioè soddisfare committente è un conto, interpretando, ma io non devo soddisfare nessun committente, committente sono io. È vero. Sì, in effetti grandi appassionati, fotoamatori, cioè arrivano a un livello impressionante. Esagerato, sì. Esagerato. Io ho dei fotoamatori che sono dei metri sopra la media dei professionisti. Eh beh, sì. Ma un dubbio. Sì. Un dubbio. Certo, certo. Questo è incredibile. Quindi hai cominciato a fare... Allora, tu sei famoso, in realtà io ho visto poco di tuo lavoro ancora, sì, no? Cioè, mia, ho visto alcune stampe tue, eccetera, eccetera, però per quello che ho capito, comunque la qualità tua è esagerata. Grazie. Esageratamente alta. Ce ne sono pochi a raggiungere già questo livello di tecnica. Sì, c'è una ragione, credo, a parte che appunto ho verificato di essere portato a questo lavoro, quindi per me non è molto uno sforzo, ecco, raggiungere un certo livello, però comunque un certo sforzo ce l'ho. E cosa ho fatto? Ho fatto delle scelte, ecco, nella mia vita professionale fino a oggi di stampatore, ovvero quello di concentrarmi e dedicarmi solo ed esclusivamente all'analogico e ai sali d'argento. Quindi tutte le tecniche antiche o le tecniche che vanno di moda adesso, come il platino palladio, eccetera, io le evito categoricamente. Quindi faccio solo stampa e sali d'argento, che è la stampa classica, la più semplice, tra virgolette.
poi anche dal punto di vista imprenditoriale e lavorativo non offro nessun servizio di nessun genere che non sia quello analogico. Quindi da me quando arriva uno e mi dice mi fai lo sviluppo e la scansione dei negativi, io dico lo sviluppo sì, la scansione te la fai da un'altra parte. Per cui io non ho nessuna distrazione, non vendo niente, non vendo pellicole. No, neanche pellicole. No, niente, non vendo niente, non vendo passepartout, non vendo cornici, non vendo niente. Beh. Faccio solo sviluppi, provini, stampe e insegno cose estremamente inerenti alla mia attività. Quindi lo sviluppo, la stampa e il linguaggio del bianco e nero e determinate cose legate al bianco e nero. Quindi sono iperconcentrato solo su una cosa e quindi ho ancora delle risorse di tempo per continuare a studiare, che in questo momento il mio studiare è guardare le cose degli altri. Però se qualcuno chiede, non so, di fare foto edito, cioè non so, ho intenzione di fare una mostra fotografica con 35 fotografie, sì, ma qua io ne ho 200, mi aiuti a scegliere? Sì, sì, questa è forse una delle poche eccezioni, è una cosa che si è creata negli ultimi anni piano piano, ovvero di sfruttarmi anche come appassionato di fotografia e anche come persona tra virgolette un po' spietata e ruvida, nel senso che io non ho peli sulla lingua e questo in un certo senso paga. Me l'hanno detto anche questo, e anche qualche volta cattivo, no? Però severo, sincero. Io dico sincero, cioè se una persona mi viene a chiedere aiuto, certo, io oltretutto magari non, in quel momento non sono neanche pagato, certo, e mi sento in dovere di essere sincero, perché sennò che aiuto è, certo, tra virgolette. Sì. Ci sono purtroppo, o per fortuna, dipende dal punto di vista, molti professionisti che lavorano a capo della fotografia che magari dicono bravo bravo, continua così. Questa è una roba che io non posso sopportare. Cioè, quello che dico anche a chi mi viene a chiedere aiuto, ecco, quando ti dicono bravo bravo, continua così, tu devi rispondere, ah, sono bravo, allora fammi lavorare. Certo. Ho bisogno di soldi, ho bisogno, certo, di lavorare. Certo. Bravo bravo, continua così, cosa vuol dire? Se sono bravo, dammi una mano, concreta. Certo. Ecco, io fortunatamente non procuro lavoro, però se mi chiedono dei giudizi io ho il dovere di essere sincero. Però capiterà anche di dire cavolo che sei bravo. Certo, 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 assolutamente, sì, capita ogni tanto. Fortunatamente sono fotoamatori, quindi non gli devi procurare. Non devo procacciare, sì, non devo procacciare lavoro. Comunque sì, si è creata questa situazione in cui appunto vengo sfruttato anche come aiuto nella selezione delle fotografie, perché sì, comunque proprio io da stampatore, lavorando, ho capito che è importantissima la scelta, cioè quello che si viene chiamato oggi editing. Cioè io vedo un archivio che magari è traballante, ma scegliendo bene una selezione di questo archivio viene fuori un messaggio fortissimo, certo, un messaggio interessante, chiaro, di altissimo livello. Ecco, certo, a forza di vedere esempi di queste storie, di queste situazioni, ho imparato e quindi aiuto anche il semplice fotoamatore che arriva da me con 5 rullini da 36 scatti ciascuno del giro che ha fatto nel nord Europa all'estate e ci mettiamo lì a selezionare per fare delle stampine da portare a casa e avere il proprio cofanetto del ricordo dell'estate 2020. Certo. E lì a seconda di quello che scegli viene fuori un viaggio completamente diverso, certo, viene fuori anche una capacità tecnica completamente diversa, perché certo, ci sono le classiche foto che mi ricordo quel bellissimo momento, questa è la foto, ma una foto che fa schifo, che non dice niente perché è sbilanciata, eccetera, glielo faccio presente, sì, e poi decidiamo con cognizione di causa, sì, la faccio, la stampo lo stesso perché mi ricorda troppo bel momento, oppure no, non la faccio perché effettivamente mi butta giù la media delle altre e quindi chi se ne frega, certo, la evito. Certo. Questo si fa a livello sia amatoriale che a livello professionale con dei fotografi che comunque hanno bisogno di un occhio tra virgolette spietato
e disinteressato per capire che cosa funziona e che cosa non funziona inserito all'interno di una storia. E questo mi ha molto divertito. Sì. Posso farti una domanda un po' personale? Sì. Nella tua vita, cioè, hai visto delle stampe che ti ha fatto dire porca miseria, che bella stampa? Sì. Sì, sono le cose che vado a studiare io. Sì. Quindi, non so, io ho dei punti di riferimento illustri, ne dico due per non fare un elenco, certo, che sono Salgado di alcuni anni fa, chiaramente, e Michael Kenna. Per esempio, Michael Kenna per me è fondamentale, l'ho studiato moltissimo, ho visto delle mostre a Parigi di Michael Kenna e mi sono guardato queste stampe una per una lungamente, perché sono soprattutto stampe piccole, quindi delle piccole perle stampate da lui direttamente sui propri negativi. E è fondamentale per esempio la conoscenza di Michael Kenna, perché lui è abbastanza minimalista nel suo stile ed è uno stile che va molto in questo momento, e in analogico è molto complicato, perché devi essere estremamente pulito come fotografo ed estremamente pulito come stampatore. Certo. Quindi sono stampe tarate al millimetro, come toni, come scala di grigi, come contrasti, come mascherature e bruciature, per cui ho dei clienti minimalisti che fanno pose lunghe con i filtri ND, quindi scendono di 10 stop per riuscire ad avere i cieli stirati, le acque stirate, quindi mi trovo questi veli di seta con la passerella di legno in mezzo, e lì devo riuscire a equilibrare tutto, fatto di solito con medio formato, quindi spesso è Hasselblad, perché la fotocamera del minimalista è l'Hasselblad, certo, purissima e sofisticatissima. Quindi studi, cioè sì, continua sì, a studiare, sì, cioè visitare le mostre, sì, che comunque ti danno anche input. Sì, 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 è fondamentale, anche stampe vecchie cerco di studiare per capire anche cosa c'è stato in passato. Per vecchie intendo prima metà del Novecento. Certo. Ho studiato molto Mario Giacomelli, perché anche lui era uno stampatore, era un fotografo che stampava per se stesso, uno stampatore spregiudicato, perché faceva stampe teoricamente sbagliate, contrasti sparati al massimo, neri, chiusi, bianchi, pelati, e però c'è tutta una logica micidiale, se poi rapportata all'epoca in cui ha operato Giacomelli, è un maestro da tenere in considerazione, assolutamente. Un'altra cosa che sto studiando adesso, cioè un altro modo di studiare che ho scoperto nei tempi recenti, è Instagram. Io studio su Instagram, ovvero seguo dei bianconeristi, perché poi in Instagram è difficile anche capire un'immagine che hai davanti, se è analogica o digitale. Parliamo che nel 95% si tratta di immagini digitali, ma a me non interessa da quel punto di vista se un'immagine è digitale o analogica, però mi interessa vedere questi assetti di stampe che fanno oggi, che sono iper ritoccate digitalmente, ma è curioso vedere questa evoluzione del linguaggio. Certo. Cioè io con Instagram ho scoperto questi artisti, soprattutto del nord Europa, degli Stati Uniti, alcuni asiatici, ma gli asiatici sono già più raffinati in questo caso, mentre ci sono altri che esagerano terribilmente queste cose, sono quasi considerate volgari, ma a me piace vedere come organizzano queste immagini di enorme impatto, completamente irreali, irrealistiche, eccetera, e mi stanno dando qualcosa che un giorno mi piacerebbe riuscire a mettere in analogico. Ah, cioè il digitale imita l'analogico. Sì.
parliamo di bianco e nero. Sì, sì, bianco sì, e nero, sì. Digitale imita l'analogico. Quindi ci sono dei filtri di grana, fanno delle finte mascherature e bruciature per dare quella pasta, quel sapore di analogico. Ma perché non fare il contrario? È certo. Questo che io sto studiando. Certo. E infatti mi è capitato che alcuni mi abbiano accusato di essere un po' digitalista dal punto di vista dello stile, e per me questo non dico che è un complimento, ma è qualcosa di interessante. Poi decido io se esserlo o no, però essere capace di stravolgere una stampa in un certo senso, di non rispettare gli equilibri e di andare a intervenire molto pesantemente, è una cosa che mi affascina molto. Ah, sì. Bene, questo è anche comunque interessante, perché comunque non dobbiamo mai dimenticare che le fotografie sono il linguaggio. Sì. Sì. E quindi linguaggio, ci sarà sempre evoluzione di linguaggio, ci sarà sempre il gusto che cambia. E poi, se no rimaniamo a 1850, no, certo. Dai. Certo. No. E quindi io spero che anche, ma spero tanto ai giovani, e che comunque utilizzino questa pellicola, questo tipo di anche attrezzatura per creare un nuovo linguaggio, un nuovo modo di esprimere il sentimento, un nuovo tipo di arte che creino. Cioè, io spero tantissimo, quindi sono contento che tu comunque segui anche questa parte. Sì. Sono veramente tanto contento. Bene, allora, la prossima volta ci farai vedere qualche stampa? Certo, molto volentieri. Io aspettavo che comunque nominassi Ansel Adams. Sì. Che tu non hai nominato. Sì, non ho nominato, chiaramente... Ansel Adams è il santo protettore di noi stampatori, per cui è fondamentale. Però in un certo senso fa parte della primissima generazione. Certo. Lui è importantissimo ed è uno dei più grandi in assoluto, perché ha raggiunto un livello altissimo in un momento in cui la tecnologia del bianco e nero non era arrivata ai livelli massimi. Quindi ha avuto delle difficoltà che ha superato con determinati espedienti tecnici, però fa parte di un mondo veramente della prima metà del Novecento, della metà del Novecento, per cui io preferisco guardare a qualcosa di più recente, per quello che ho nominato. Posso farti una domanda? Sì. Io noto che l'intensità di nero, che abbiamo perso un po' rispetto alle stampe originali degli anni 60, anni 70, dei grandi autori che io vedo, c'era una forte intensità o ricchezza, perché oggi sembra un po' più soft. Sì. No. Sì, è vero, in parte è dovuto agli stampatori, dal mio punto di vista, in parte è dovuto all'evoluzione chimica degli strumenti che utilizziamo certo. Oggi. Negli ultimi 20 anni ci sono state delle modifiche a livello di carte, pellicole e chimica, sì. Che a volte non sono neanche state dichiarate dalle case produttrici, sì. Perché le case produttrici hanno avuto problemi di tossicità, certo. Di rispettare normative anche per il commercio, la globalizzazione, per fare un prodotto che possa essere venduto in tutti i paesi del mondo, certo. Devono rispondere a determinate esigenze di sicurezza e ecologicità. Certo. Tutto ciò purtroppo ha leggermente fatto scendere la qualità, se intendiamo un nero profondo come qualità, ha fatto scendere la qualità. E quindi una parte delle risorse che ho io di tempo e di energie la dedico anche alla ricerca
e a seguire l'andamento di queste piccole modifiche che spesso non vengono dichiarate. Certo. Sono io che mi accorgo lavorando che ho dei nuovi problemi che prima non avevo e magari non ho cambiato né la chimica né la carta, ma qualcosa è successo. E quindi io ogni tot mesi prendo le carte, prendo la chimica e le miscelo tra di loro per cercare di trovare qualcosa di meglio, se esiste. Fantastico. Jacopo, ti ringraziamo tantissimo di tuo tempo. Grazie e a te. Ci vediamo un'altra volta, così cioè ci farai vedere la tecnica, cioè proprio con la fotografia. Bene, okay? Molto volentieri. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti.